Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, quando vedete questo video. Ho deciso di raccontarvi una cosa che mi è successa l'altro giorno. Dico l'altro giorno perché non so quando che metterò questo video online. Però, ho dato il checkpoint di Sottomarina, sarà il paese vicino dove abito, e mi è successa una cosa che per me è incredibile. Mi hanno fermato. Ma voi direte, ti hanno fermato i creditori? No, non ho debiti, per mia fortuna non ho debiti con nessuno. Ti ha fatto pulizia? No, mi è capitato, ma no. È successo che mentre stavo aspettando che aprissero il report, un gruppo di ragazzini prima mi chiama, io non capisco anche perché. Come forse saprete o non sapete, non è che io ci senta poi tanto bene, cioè ci sento bene, però se sono sopra pensiero non capisco quello che la gente mi dice, quindi bisogna sempre che stia attento. Mi dicono, sì, dopo un po' capisco, mi dicono, tu sei YouTuber? Sì. E rimango stupito come io, che come sapete ho pochi iscritti e le mie visualizzazioni sono poche, perché quando che mi va di lusso arrivo a 60 visualizzazioni, come mi va di lusso, tranne un video che ho scoperto essere arrivato a 440 visualizzazioni, cosa incredibile. Mi dico, sì, sono io YouTuber, faccio video così tanto per divertirmi, e mi dicono, possiamo farti la foto? Va bene, facciamola. Ho indosso con me, sapete, come avete visto in questi video, il mio amato berretto invernale di Pile, bello, comodo. Mi faccio queste foto, poi dico, parlo 2 minuti e poi torno a parlare fatico perché arriva anche uno dei titolari di Tripoint. Poi la cosa che più mi ha sorpreso è che sia successo a me, cioè non da cristiano, in più hanno anche nominato uno dei miei video che ho fatto così per divertimento, come tutti i miei video, perché vorrei sottolineare, tutti i video li faccio perché mi diverto a farli e mi piace farli. Comunque una cosa che mi ha regalato la giornata e mi è rimasta impressa, cioè una cosa del genere succede di solito a YouTuber famosi o che hanno molto seguito, non so, Stefano Pippa, Yotobi, Giorgio Capelli di Paglia, Rovazzi, Nestorci. E sto citando alcuni, anche quelli che so cosa fanno, perché non è che ne conosca poi tanti, sì, conosco alcuni perché molti li seguo, però questi sono i primi che mi sono venuti in mente. Comunque una cosa che mi ha fatto molto piacere e vorrei ringraziarli con questo video. Non conosco questi nomi, so a malapena mi ricordo queste facce perché io non sono neanche tanto visionista, cioè per questo. Io prossimo video vedrò quello che ho intenzione di fare nel futuro, cioè qualche mio piccolo progetto che ho intenzione di fare. Spero che questo video sia piaciuto. Se vi è piaciuto, commentate, mettete magari un mi piace o qualcosa. Bene, ci vediamo alla prossima. Statevi bene.